Eccoci qua con Spezia Ternana 1-1. Diciamo una partita non bruttissima ma nemmeno bellissima da parte della Ternana. Senza dubbio sono molto contento per il gol di Finotto che dopo moltissime partite torna a segnare. Gol che tra altre cose nasce da un'azione da calcio di punizione molto bella che è stato provato anche diverse volte in settimane. C'è poi il pareggio dello Spezia sullo scadere del primo tempo da un'azione anche abbastanza fortunosa se così possiamo dire. Vediamo appunto Forte che viene servito dal proprio compagno di tacco che praticamente lo mette a tu per tu con Sala e da lì è difficile sbagliare. Nel secondo tempo poi gioca un po' meglio lo Spezia perché tenta di portarsi in vantaggio naturalmente giocando in casa e la Ternana invece aspetta lo stesso Spezia nella propria metà campo e tenta invece di sfruttare le ripartenze e gli errori da parte dell'avversario. Naturalmente la Ternana è una squadra ancora molto acerba e naturalmente commette degli errori che si potrebbero evitare, che sicuramente in Serie B sarebbe meglio non vedere. Però comunque senza dubbio da quando c'è De Canio ho visto una reazione molto positiva da parte dei giocatori e quindi sono molto più fiducioso rispetto a prima. Partita che comunque alla fine dei conti è stata equilibrata e peccato anche per l'ultima occasione che ha avuto la Ternana con un calcio di punizione a due in area. Di solito lì l'80% delle volte si segna, però noi, come ben sappiamo, non siamo molto fortunati. Anche lì si poteva fare meglio, però alla fine un punto è sicuramente meglio di zero. Adesso testa ad Ascoli, perché anche lì sarà una trasferta molto difficile, visto che anche l'Ascoli è una squadra che punta alla salvezza, e quindi anche lì sarà un bellissimo scontro diretto. Io anche per oggi vi ho detto tutto, ci vediamo direttamente domani sera per la partita Inter-Napoli.